5, 4, 3, 2, 1. Giocare qui con noi. Perché? Cosa ti ho fatto? Non mi interessa, mi stai antipatica. Sofia, tranquilla, vieni con me. Ok. Ragazze, che dite di andarci a fare una passeggiata in spiaggia? No, io non posso, devo ritornare a casa. Io posso, andiamo. Ciao. Ciao. Sofia, lì c'è una grotta. Che dici di riposarci un po'? Ma è tardi, dobbiamo ritornare. Non preoccuparti, rimarremo solo per poco tempo. D'accordo, andiamo. Cosa sono questi rumori? Non saprei. Andiamo a controllare. Andiamo. Importante. Abbiamo trovato delle ossa di essere umano nella grotta delle discelle. Veramente. Sofia, smettila, sei sempre la solita bugiarda. Se non ci credi, va a controllare tu di persona. Salve ragazzi, come va? Mamma, Jonathan e Sofia hanno trovato delle ossa di essere umano. Veramente? Dove? Nella grotta di lenticelle. Davvero? Sì, signora. Lei fa il medico, potrebbe andare a controllare. Va bene, vi accompagno, con piacere, andiamo. Venite, da questa parte. Dottoressa Anna Maria,
Non è possibile! Oddio! Oh mio Dio, impossibile! Oh mamma! Sono queste! Interessanti! Vediamo! Non è possibile! Tranquilli ragazzi, non si tratta di ossa umane. Allora, sono di un animale? Adesso telefono a un mio amico archeologo, sicuramente ci darà maggiori informazioni. Pronto Mario? Carissimo, so che sei in zona Marina di Camerota. Io sono con un gruppo di ragazzi presso la grotta di Lenticelle. Potresti raggiungerci per cortesia? Abbiamo qualcosa da farti vedere. Sicuramente sarà interessante anche per te. Ti aspetto. Ok, ciao, a dopo. Ragazzi, avete fatto una scoperta storica. Di cosa si tratta? Sono i resti della sirena Camaraton. Da cui ha preso il nome Camerota, la nostra città. Esatto, l'avete studiata anche a scuola. Bene, ragazzi. Adesso andate a casa e tra qualche giorno vi farò una sorpresa. Sì! Ragazzi, è con grande emozione che oggi inauguriamo la mostra dedicata alla sirena Camaraton. Grazie al ritrovamento dei nostri alunni Jonathan e Sofia. E naturalmente grazie anche alla collaborazione della dottoressa Anna Maria. E ora passo la parola all'assessore alla cultura del comune di Camerota. Grazie ragazzi, sono molto orgogliosa di voi e del lavoro che avete svolto. Questa mostra rappresenta la valorizzazione della nostra cultura, della nostra storia e delle nostre tradizioni. Un grazie particolare alla dirigente, alle docenti e a tutti voi ragazzi. Grazie. Volevo farti i complimenti e scusarmi per tutte le volte che ti ho preso in giro. Ok, scusa accettate. Vorrei diventare tua amica. Per me lo siamo sempre state.